e di significato che è incomparabilmente superiore. In questo caso siamo più vicini alla distinzione che facciamo noi allora tra un medioevo pieno, medioevo classico, il medioevo feudale cavalleresco, il medioevo dell'età dei comuni, così, e un medioevo viceversa precedente, un primo, un alto medioevo che non ha questo significato, che se ha un significato in questo caso genetico. Cioè di preparazione, cioè di elaborazione, di tentativi che non riescono, di incompiutezza, di mancanza della capacità creativa sufficiente per arrivare a realizzazioni permanenti e durevolmente significative. L'Alto Medioevo è un'epoca di esperimenti, senza voler dire che è un'epoca di sperimentazione, come dicono alcuni miei colleghi, però di esperimenti sicuramente. Nessuno dei quali raggiunge una reale pienezza di significato culturale, intellettuale, come dire, recepibile dalla cultura moderna. La cultura moderna può essere profondamente consentanea con l'architettura romanica e gotica e percepisce un'architettura pre-romanica, come un volenteroso tentativo di mettere insieme delle cose, di mettere ordine in un mondo che però ancora è troppo mal strutturato, o perlomeno per strutturare il quale non si hanno le forze intellettuali e culturali sufficienti. Ed è qui, insomma, in questo movimento culturale di fine 800 e primi decenni del 900, che a mio avviso si determina proprio l'immagine di un alto medioevo come diverso e incompleto rispetto ai momenti centrali del medioevo, con una singolare inversione di quelli che erano i giudizi di personaggi come Schlegel e Michelet, che vedevano nella seconda parte del medioevo il momento di, come dire, di crisi, no? Il momento di perdita dell'unità, e nella prima viceversa i momenti più significativi. Nel processo degli studi, nella, come dire, anche nella professionalizzazione, nella tecnicizzazione degli studi, il giudizio si capovolge. L'Alto Medioevo è un'epoca interessante, degna di rispetto per carità, ma insomma senza realizzazioni sostanziali, e invece le realizzazioni della civiltà medievale si colgono nella seconda parte del Medioevo maturo. Naturalmente, come dire, il punto di contatto tra questa prima parte, mentre negli studiosi ideologici, ideologizzati, più studiosi, diciamo nei pensatori ideologi del romanticismo, il contatto tra la prima parte e la seconda parte era incerto, non si capiva come avvenisse il passaggio, e in questa storiografia più vicina a noi il punto di passaggio è stato in qualche misura formalizzato, diciamo, è costituito come problema storico, come problema di indagine, con la formula immaginosa ma efficace della rinascita del mille. Il punto di passaggio tra l'Alto Medioevo e il Medioevo maturo, al massimo delle sue risorse, è la rinascita del mille, che è un problema. No? È stato un grande problema su cui si sono misurati grandi studiosi, grandi storici. Insomma, io mi sono segnato i nomi di riferimento più vulgati, cioè Pirenne e Sombart, no? Ma ce ne sono tanti, cioè questo è il grande problema in pratica, del come si passa da una fase di incompiutezza, da una fase arcaica, diciamo, di strutturazione di una civiltà in fieri, alla fase di maturità, che poi è anche maturità economica e via dicendo, insomma queste cose non vanno spiegate, come si passa, ma anche Bloch si è posto lo stesso problema, no? Cioè Bloch ha distinto, come probabilmente ricordate, una prima età feudale e una seconda età feudale. Prima età feudale ancora piena di esperimenti, di tentativi, di istituzioni che funzionano in parte, che sono definite solo parzialmente, mentre la seconda età feudale è la grande età della civiltà socio-istituzionale e politica del Medioevo, insomma, che si accompagna con la grande fioritura dell'arte, della letteratura, insomma. Quindi il discorso della rinascita del Mille è stato formulato dalla ricerca storiografica proprio come problema del passaggio, del raccordo tra un'epoca di incompiutezza e un'epoca invece di piena maturità.
E questo è abbastanza interessante. Per concludere, molto rapidamente, perché insomma, poveri voi, e anche povero me, voglio dire, sto parlando da 2 ore, direi che questa idea di una, come dire, di una propedeuticità dell'Alto Medioevo, di un valore dell'Alto Medioevo come epoca di formazione, epoca di gestazione, della vera e completa civiltà medievale, questa idea probabilmente è stata all'origine anche della fondazione di quella che è oggi la più importante istituzione in Italia, dopo la nostra naturalmente, che si occupi di Alto Medioevo, e cioè il Centro di Spoleto, no? Il Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, che è stato fondato agli inizi degli anni 50. E a mio modo di vedere è stato fondato proprio con questa ispirazione, con l'ispirazione di indagare un'epoca genetica, intendendola precisamente come epoca genetica, cioè come epoca il cui significato pieno si realizza dopo, però come epoca che è molto importante conoscere nei dettagli, proprio perché soltanto così si può capire il dopo, no? Come si è determinato. E il dopo che cosa era? Quando hanno costruito Spoleto, quando hanno fondato Spoleto, e Spoleto è stata fondata, diciamo, 5 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi erano anni di speranze, di ricostruzione, di grandi speranze e soprattutto di grandi speranze in una nuova dimensione della vita politica, della vita intellettuale, della struttura economica. Questa nuova dimensione doveva essere l'Europa. L'aspirazione era alla realizzazione di un'Europa politica, economica e culturale che superasse il grande conflitto ideologico e, come dire, morale alla radice della Seconda Guerra Mondiale, cioè il rapporto tra due concezioni della tradizione europea, la concezione franco-inglese e la concezione tedesca, due concezioni deviate, o almeno una sicuramente deviata, no? Insomma, il grande problema era quello della integrazione, della reintegrazione fra la tradizione, come dire, latino-britannica, se volete, latino-anglosassone, e la tradizione tedesco-germanica. La nuova integrazione che doveva essere fatta sopra le rovine della Seconda Guerra Mondiale. E perciò l'idea di individuare, indagare la genesi non solo del Medioevo, ma la genesi della civiltà europea, nell'epoca in cui questo rapporto tra la tradizione, come dire, istituzionale e legalitaria dello Stato romano e le forze apparentemente eversive della tradizione tedesca germanica, questo problema, come dire, era una proiezione nel passato di una, come dire, di un dovere, di un progetto per il futuro che era concretamente presente nella cultura, direi, europea, oltre che italiana, nel secondo dopoguerra. Cioè io vedrei la genesi del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo in questa prospettiva, certamente non in una prospettiva puramente erudita, non in una prospettiva puramente accademica. Siamo in un momento di grandi speranze per la ricostruzione della, diciamo pure, di una civiltà europea nuova, integrata, armonizzata, sulle rovine del grande conflitto della Seconda Guerra Mondiale, che era un conflitto ideologico, tra l'altro, era un conflitto di interpretazioni della civiltà. E se vedete chi sono i fondatori, insomma, vabbè, adesso non, comunque sia, e non so, se facciamo questi nomi, forse per voi non dicono niente perché sono i miei maestri, per voi insomma dovrebbero essere i vostri nonni, se non addirittura bisnonni, quindi la memoria si allenta, insomma. E comunque Giorgio Falco, no? Giorgio Falco aveva già studiato, proprio come sua grande preoccupazione, la sostanza etico-politica e l'ispirazione religiosa del
la Santa Romana Repubblica, che per lui era la forma medievale dell'Europa, l'aveva già studiata durante la guerra, insomma il testo di Falco viene pubblicato nel 1946, cioè è stato scritto durante la guerra, e lui ebreo, perseguitato, nascosto, a rischio della pelle, insomma, e ha scritto questo grande tentativo di individuare le radici comuni dell'Europa, no? E il fondamento etico dell'identità europea nel Medioevo. Bognetti, no? Bognetti è stato quello che ha lavorato in modo diverso ma sullo stesso problema, cioè la sintesi di una civiltà germanica e di una civiltà romana, ellenistica, mediterranea, che lui ha studiato nell'età longobarda, ma l'importante era sapere che questa sintesi era possibile, insomma, e che veramente si trattava di due tradizioni paritetiche di alta civiltà. Secondo me il grande merito di Bognetti nei suoi studi sui Longobardi è di aver riconosciuto il carattere civile della tradizione germanica, no? Carattere creativo, costruttivo. Morgan, diciamo, forse è quello ideologicamente più connotato, ma anche Morgan ha sempre lavorato in quegli anni nella identificazione del fondamento etico, del comune fondamento etico dell'essere europei. E lui l'ha visto nella tradizione religiosa, così, ma in una tradizione religiosa che anche lui interpretava in maniera molto singolare, che era la libertà dello spirito. Quindi questi sono i fondatori di Spoleto. E Spoleto nasce in questa temperie culturale. E l'Alto Medioevo diventa importante perché a questo punto è veramente il momento genetico della civiltà europea, concepita secondo queste linee di evoluzione, secondo questa ideologia di costruzione. Vabbè, il nostro problema è, allora, volete che ve lo dica in maniera sgradevole? Allora, questo centro interuniversitario per lo studio dell'archeologia e della storia altomedievale, con quale ispirazione è nato? Come ci rapportiamo a questa problematica così grandiosa come quella che ho cercato di evocare, partendo dall'umanesimo italiano e arrivando alla fondazione del Centro Italiano? Noi che diciamo di noi stessi? No? Come dice praticamente il Vangelo quando qualcuno si rivolgeva a Giovanni Battista, «Quid dicis de te ipso?» Che dici di te? Questo è un po' il problema che ha dato l'origine a questo incontro, perché ne abbiamo dibattuto tra noi colleghi, insomma, diciamo fondatori o comunque sia gestori, e abbiamo questo problema, insomma, allora noi altri invece in questo momento della cultura italiana, eccetera, eccetera, che diciamo di noi stessi? Questo non lo so, vediamo, dopo pranzo vediamo se ci